ma anche diretta sui nostri canali social. Oggi qua con noi in studio, lo saluto e lo ringrazio, c'è il presidente di Como Soccorso, coloro che si occupano di andare a recuperare, soccorrere, lo dice la parola stessa, animali feriti, in difficoltà, scappati, in situazioni anche davvero estreme a volte. Buon pomeriggio a Riccardo Terzo. Ciao Riccardo. Ciao Marco, buonasera a Buonasera a tutti. te, grazie davvero di essere qua. Grazie a Finalmente voi. sono riuscito a portarti qui. Diciamo chi è Como Soccorso. Como soccorso, Como sì. Soccorso. Poi facciamo vedere anche te con la cagnolina, con una La cagnolina. Trilli. Si chiama Trilli questa Trilli, come il cagnolina. nome dell'ambulanza, ecco, Esattamente. l'ambulanza si chiama Ecco, voi Trilli. avete un'ambulanza a Como, Veterinaria, veterinaria, giusto? sì. Esatto. Proprio che è disposta per andare Per gli per animali. gli animali. Per gli Allora, animali. cosa fate, Riccardo? Noi facciamo principalmente soccorso, salvataggio, ricerca e la cattura di animali, che sia di proprietà o animali vaganti, che comunque la polizia provinciale, locale, carabinieri, forze, comunque le forze dell'ordine ci chiamano qua, anche i vigili del Ecco, fuoco. ci sono subito tante persone che ci stanno anche scrivendo, ma riguardano non solo cani e gatti, cioè voglio dire, Animali in animali, genere, animali, sì. quindi. Si collabora un po' con tutti, anche Ok, con la polizia provinciale, il ok. nucleo di Ah! fauna selvatica, col comandante, gli agenti, piuttosto che con i vigili del fuoco quando non hanno le squadre impegnate, e siamo in supporto a loro Quanti volentieri. siete? Siete volontari, Riccardo? Assolutamente Siete sì, tutti volontari, sulla giusto? provincia di Como siamo in 10, poi ci sono dei volontari un po' in tutta Italia che seguono i miei consigli anche telefonicamente, come spesso e volentieri accade, di prestare soccorso al Ecco, quello che vi telefono. faccio vedere è un IBAN, ma non è l'IBAN di Non è Riccardo, ma è mio, l'IBAN di Como Soccorso. Perché? Perché molti possono fare anche delle donazioni, ovviamente assolutamente darvi sì. un aiuto, ovviamente. C'è anche il 5 per 1000 che si può dare, è assolutamente un'altra cosa Esatto, e importante. siamo una piccola realtà, Siete una piccola una realtà piccola grande realtà, diciamo la verità. e per andare avanti, Riccardo, è vero, è corretto, dovete ovviamente avere magari un po' il supporto di tutti, Esatto. cioè supporto anche dei cittadini. Mi pare di capire che però c'è questo aiuto, no? Tanti si rivolgono, stanno già rivolgendosi a voi, vero, Riccardo? Come privati e sì, Certo. tutti quanti, diciamo tutti quanti, parecchia gente si occupa, Adesso nei cioè si fa. commenti vi mettiamo anche il numero di telefono che Riccardo adesso ci dà. Perché è molto importante a volte quando ci sono delle situazioni, anche a noi ci chiamano spesso, mi è scappato il cane, non lo Esatto. trovo più, ecco, quindi penso che forse più che noi, per l'amor di Dio, però siete voi quelli che magari andate proprio a fare le ricerche. E tra l'altro mi dicevi che hai anche degli strumenti tecnologici pazzeschi. Aiuta tantissimo anche la tecnologia, oltre che comunque l'esperienza che non posso negare di avere, e comunque la gente che dice questa cosa, che siamo bravi, che sono bravo, e non è modestia, è un dato. Si va in tutta Italia, vado in tutta Italia quando scappa un cane che Tutta non si fa Italia. prendere, Ah, ecco, sì, infatti. perché E co cosa spesso. usi? Come fai a cercare di rintracciare un cane? Come riesci? Sono ore e ore e ore di Appostamento. appostamenti, di Ah. studiare. Ragiono un po' come ragiona l'animale in quel momento, Tu non ovviamente penso. ami gli animali, Amo gli immagino, animali, sono Riccardo. cresciuto con Sei cresciuto, esatto, tanti con gli animali animali, esatto. e ho imparato da loro cosa vuol dire stare nel branco e vivere quotidianamente Ecco, perché in H24. effetti Riccardo dice una cosa giusta, interessante, e questo lo diciamo a chi magari ha un cane, soprattutto il cane, che spesso qualche volta può anche scappare. Ecco, Assolutamente. perché lì poi dopo c'è il padrone che si fa prendere dall'ansia, che vuole cercarlo a tutti i costi. Ecco, forse ci vuole quello che dici tu, quel savoir-faire, saper anche, come hai detto tu, ragionare come ragiona un po' Devi l'animale. pensare Devi come pensare, Riccardo. cosa farei io se fossi al posto del cane. Spesso e volentieri accade che comunque scappa il cane anche di proprietà, che Sì. magari ha da 4-5 anni mai preso una sculacciata, una sgridata. Il cane si trova Ma in magari. questo caso il cane, ecco, che magari è sempre stato in casa, nel suo recinto, nel suo giardino, esatto, si trova smarrito o hanno quell'istinto di riuscire a. Sopravvivenza? Ce l'hanno? Assolutamente sì. Si Ma si adeguano oppure si trovano in difficoltà? Cioè, penso sono in difficoltà. adeguano. Ah, si adeguano, ok, perfetto, beh, Passati questo. 3 giorni si adeguano, anche perché cosa succede? L'unico pericolo, gli unici pericoli che Sì, sono per un animale quando vagante scappa, soprattutto sono le strade
le autostrade certo. e le ferrovie. Ah, sì, il problema è che non, certo, sì. che non si scappa da lì. Una volta che stanno lontani dalle strade, le ferrovie e le autostrade, il cane non ha nessun problema come il gatto, dal momento che poi il gatto è un leoncino, forse, esatto. un leone in miniatura, un felino, anche il cane si adegua, che sia un chihuahua o un lupo non cambia nulla, tutti discendono dal lupo e dalla volpe, sono due specie che comunque rispecchiano poi tutti gli altri. E in mezzo ci sono Labrador, incroci, l'incrocio sull'incrocio dell'incrocio, cani c'è un, di razza. C'è Luca che ci dice, ma c'è un cane che scappa più di un altro? C'è una razza? No, 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 ecco, no. No, nel senso, però è una domanda in effetti curiosa. Va a momenti e va anche sul quello che succede in quel momento, perché il cane non può dare nessun tipo di segnale se non magari per un rumore improvviso, cosa che la gente purtroppo... viene detto spesso e volentieri alla gente di tenere lontano il cane dalla gente, dalle macchine, perché hanno paura delle macchine e delle persone, mentre invece va fatto il contrario, bisogna abituare il cane, il cavallo, anche il cavallo, ai rumori. Purtroppo hai fatto anche delle ricerche appunto anche di cavallo, asino, sì. un altro, mi ricordo anche che era finito in un dirupo, cioè tante, esatto. tante situazioni anche questi anni, Riccardo, che se ti mettessi a raccontare ci puoi scrivere anche un libro. Siamo sicuramente qua una settimana. Poi però quando c'è il lieto fine, e spessissimo sì. c'è il lieto fine, sì. vero Riccardo? Grande impegno. Ecco, grande impegno, grande determinazione, professionalità, però è una gran vittoria anche per te, per voi, come soccorso. Allora amici, abbiamo fatto vedere prima anche l'IBAN, poi adesso vi facciamo vedere anche il numero, vi scriviamo anche il numero di telefono, però credo che ecco la loro... sopravvivenza e merito anche forse di tanti comaschi, della generosità. E allora eccolo qua, ve lo faccio rivedere, questo è l'IBAN di Como Soccorso, se volete dare una mano economicamente, ovviamente, questo è molto importante per poter andare avanti. Come è nata l'idea di Como Soccorso? Scusami. Prende nome da l'ambulanza veterinaria, prende nome okay. da un cagnolino che è Trilli, che si chiama Trilli, che l'abbiamo fatta vedere prima, esatto. La mia Trillina che ha dato il nome all'ambulanza. Eccola qua. Trilli. Questa è Trilli, la vedete amici che ci seguite sulla diretta di Facebook. Ora ha 14 anni. Però è longeva la ragazza. E questa è Trilli, appunto, la cagnolina di Riccardo, che poi ha dato il nome poi la tua ambulanza. All'ambulanza, esatto. Ci aiuta, mi ha aiutato negli anni sulla ricerca dei cani e dei gatti scappati. Lei era, tra virgolette, perché adesso è in pensione, una cagnolina stupenda, fantastica, non tanto Eccola bella, qua. Ma molto, ma molto, molto intelligente. Abbiamo fatto 10 anni insieme, attaccati 24 ore su 24, tanto che il cane faceva anche da guardiano alle anatre, ai germani e ai cigni sul lago. Quando ce n'era qualcuno che non stava bene, lei si accorgeva di questo e allora si portava o in salvo, o purtroppo alcuni. A proposito di cigni volatili eccetera, ti saluto bene intanto Clara, Tiziano, Luca, Faustina che ti fa i complimenti. Grazie. Anche Sandra. A proposito di volatili, sì. settimana scorsa è venuto qui dove sei seduto tu il garante degli animali di Como, mm-hmm. L'avvocato Claudio Ferrari, e ci diceva nel parlare, molti ci hanno segnalato anche la mancanza di cartelli che dicono attenzione, non dare da mangiare ai volatili, ai cigni soprattutto, perché ecco, confermi la vita. E lo so che esatto, però vabbè, visto che ci sei, ripetiamola sta cosa. E poi tra poco Riccardo ci parla anche di un altro aspetto importante, però prima parliamo di questo. Purtroppo è una vita che ci si occupa del benessere dei cigni e il lago, con che però non si dà col pane il benessere dei ma cigni, ma non si dà assolutamente, vero Riccardo? Gli animali vegetariani, vegetariani, quindi non mangiano il pane, esatto. Signori, e lo diciamo anche ai nonni, magari ho visto qualche volta purtroppo. I nonni, i nipoti, sì, è bello, per l'amor di Dio, però non il va lago, bene il non lago va... non è una discarica dall'hamburger al panino, le patatine, quello che uno mangia, il cibo butta dentro nel lago, quelli mangiano,
quelli mangiano tutto, sì, 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 ovvio. sì, sì. Ma Però è modificato un po' il loro essere, nel senso che da vegetariani muoiono lo stesso. E lo so, però dico, si è modificato un po' tutto purtroppo, in questi anni, purtroppo. Quindi loro attenzione. Mangiano, ma il problema è dopo che li troviamo spiaggiati da qualche parte e non sono più in grado di sopravvivere. Ecco, questa è una cosa molto importante. Attenzione, molto importante, Riccardo purtroppo lo vede, lo vive e controlla tutti i giorni queste situazioni. Tra poco mettiamo anche sui commenti il numero di Como Soccorso, perché può essere utile, no? Ecco, quando scappa il cane e il padrone che diventa si fa prendere giustamente dal panico, cosa succede, Riccardo? Poi andiamo a affrontare si parte, scappa il cane. Ecco, però magari adesso lo mettiamo il numero, così almeno vi possono contattare, certo. Ecco, perché a volte, ripeto, anche noi riceviamo tante segnalazioni, però non siamo proprio così in grado di poterle gestire. Sì, usiamo i social, però credo che sia meglio forse avvisare voi. Ecco. Quando si ha bisogno di un intervento, ecco. Uno deve alzare il telefono e chiamare. Dai il tuo numero, diamo il numero di Como Soccorso, Riccardo. 338 494-3593. Ripetilo ancora, poi lo scriviamo. Okay, 338-494-3593. Mi raccomando, memorizzatevelo questo, è un numero importante, Como Soccorso. Allora, Riccardo oggi è venuto qua per presentare questa bella realtà e ci fa davvero un gran piacere, caro Riccardo. Ma poi per dire anche un'altra cosa. Tu nei giorni scorsi hai scritto anche un post un po' polemico, purtroppo. Allora, spiega che cosa è successo, Riccardo. Purtroppo sì, accade questo per la sicurezza degli animali. Purtroppo i cani, quando vengono lasciati a casa anche da soli o a casa di qualche amico o da qualche conoscente, dog sitter piuttosto che pensione o cose varie, può capitare che il cane va in ansia e si inventi qualsiasi cosa pur di scappare. Ovvio è che noi l'animale lo dobbiamo guardare dal primo momento che lo prendiamo in custodia. Quello che sta dicendo Riccardo è: se vi prendete, anche se non siete magari gestori di una pensione, siete un privato che vi volete prendere l'incombenza appunto di tenere dei cani, degli amici, di conoscenti, ci mancherebbe, va benissimo, certo. Però giustamente prendersene cura. Il cane studia. Il cane dal primo momento che viene consegnato a un'altra persona studia il modo, cioè, studia l'habitat, l'ambiente dove per poter scappare. Ah sì? Studia per come, dove, quando scappare. Stranamente trovano sempre l'occasione per poterlo fare quando devono andare. Quindi attenzione, scavalcano, si arrampicano sui muri, certo. Saltano su un vaso di fiori piuttosto che scavalcano, salgono sulle siepi, si inventano qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa pur di scappare. Ecco, nei giorni scorsi, tra l'altro, un brutto episodio, riassumiamolo velocemente, Riccardo. Purtroppo sì, un cagnolino viene lasciato in una pensione nella nostra Brianza e purtroppo scappando, scavalcando la recinzione, finisce e cade dentro una vasca di contenimento dei liquidi. Chiamano subito dopo qualche ora e iniziamo a cercare sia con la telecamera termica che con il drone, il cane molecolare, e purtroppo il mio sospetto era brutto. Cioè, il tuo sospetto era che fosse finito in una vasca, come poi in realtà è successo? Assolutamente sì, devo dire purtroppo sì, perché il cagnolino è finito dentro in questa vasca e non ha avuto scampo, purtroppo. Assolutamente non ha avuto la possibilità di salvarsi. Questo ha fatto sì che poi appunto Riccardo, così anche quasi come grido di sfogo, ha detto: vabbè, allora però mi raccomando, siate prudenti, ecco, se prendete dei cani. Questa, ecco, la cosa che vogliamo ribadire è questa qua, giusto Riccardo? Assolutamente sì. Poi, per il benessere della salute dell'animale stesso. Cioè, piuttosto dire no. Non te lo tengo. Però non te lo tengo. Non te lo tengo. Ecco, non sono in grado, non te lo tengo. Esatto, perfetto. Questo è molto importante. Non te lo tengo, ripeto, il cane studia dal primo momento. Sai che non sapevo questa cosa, Riccardo? Del cane che... Cioè, anche se sta in casa, se apparentemente è tranquillo, apparentemente. No, io... Non lo so, non so la psicologia canina. Assolutamente sì. Io sono un educatore cinofilo, ma sono avevo 12 anni con un branco di 18 pastori tedeschi. E da lì poi cosa succede? Che impari a stare con loro.
E basta l'espressione, perché ognuno di noi dovrebbe guardare l'espressione del proprio cane o del cane che magari è appena adottato. Non sappiamo la storia di questi cani che vengono adottati e a Ecco, quel questo vale anche punto, per un cane appunto adottato che arriva in una. soprattutto quelli Ah, adottati, perché non, prima cosa non si sa la ok. storia, Grazie dei chiarimenti che ci stai dando, da Riccardo. dove arriva e la storia del cane. La storia del cane potrebbe essere nato in canile o rifugio, piuttosto che essere stato accalappiato per la strada, piuttosto che la famiglia che lo porta al canile, tante cose. E già si deve affrontare un viaggio. Non si sa quanto tempo sia stato in Certo. giro, perché bastano i primi 3-4 mesi che sta per la strada, il cane può sopravvivere per la strada o nei campi 30 anni, purché non si avvicini alle auto e alle ferrovie. 30 anni sopravvive, non dico 10, Questo, 30. ok, perfetto. Allora, quindi indicazioni importanti, ecco, questo vale chiaramente anche per chi ha magari una pensione, ovviamente, senza puntare l'indice specificatamente, però chiaramente, ecco, se tu prendi un cane, devi poi riconsegnarlo al proprietario. Ecco, in questo caso i Assolutamente proprietari del cane cosa hanno detto, Riccardo? Così, immagino. sì. Sono in ballo con i legali e c'è un'inchiesta in corso. Eh sì, ti curano veramente, dice Sandra, anche lei ne ha di cani, sono intelligenti. Eh sì, allora io non sapevo questa cosa, Sandra, però tu sei anche un istruttore cinofilo e quindi, caro Riccardo, credo che ne sai e ne puoi dire Qualcosina sì. assolutamente, assolutamente di più. Quindi mi raccomando, ecco, la cosa importante, l'attenzione, la cura se vi prendete cura di un cane, di un gatto, Assolutamente. insomma, anche di È la qualsiasi. stessa cosa anche il gatto, certo. Esatto, sì, cioè, piuttosto, come hai detto tu, dire no, non sono in grado, non ce la faccio, non so, anche perché poi un cane che magari ti viene affidato deve giustamente avere delle sue esigenze, quindi la passeggiata piuttosto che i bisogni, quindi ecco, giusto, non è che puoi dire Ecco, resti qua e basta. non tanto quello quanto lo spostare l'ambiente. Noi Quindi, ma andiamo a secondo te quindi è prendere. uno shock così forte? Io, sai, ripeto, sto... Tanti soffrono l'abbandono anche per 1 ora, 2 ore, vanno in palla solo per 1 ora, 2 ore. Cosa consiglia un proprietario che magari ovviamente per ragioni strettamente, non so, deve davvero fare un viaggio, non può portare... Cosa consigli? Quello Se non può portarselo, purtroppo, che perché... dico spesso, se ha la possibilità di tenerlo a casa sua, a casa propria. Se non c'è, no, ovviamente intendevo dire questo, Riccardo, se non c'è la possibilità di tenerlo a casa, che per svariate X ragioni devi Qualche uscire... rifugio che se ne prenda veramente cura, Ok. valutando e visionando dove sarà trattenuto il mio cane. Molto bene, Riccardo, abbiamo detto direi tante cose, io ti ringrazio di essere stato con noi. Grazie Ricordiamo Como Soccorso che è a vostra disposizione. Io vi auguro di no, ma nella malaugurata ipotesi che appunto il vostro fedele amico a quattro zampe dovesse, per come ha detto Riccardo, prendere altre strade, ecco, credo che... Ecco, e poi tra l'altro è molto importante l'ultima cosa, la tempestività della segnalazione, giusto? trasporto anche per le cliniche, da clinica a clinica, da abitazione a clinica e le dimissioni, come l'ambulanza per noi umani. Facciamo Ok. servizio così. Ah, ecco, questo è il servizio di Como Soccorso, l'avete sentito? Abbiamo messo anche l'Iban, abbiamo fatto vedere la Trilli, che è la tua Trilli. In cagnolina. pensione. Dunque, dice la nostra amica, dovremmo avere l'intelligenza che ha il cane e l'amore che ti dà, ma purtroppo la cattiveria è infinita, dice la nostra Dolores. Non sempre però, cioè, ecco, a volte c'è un po' di superficialità. L'ho scritto nel post. Giusto, ecco, questa forse è superficialità. Che comunque, vabbè, certo, non ci dovrebbe essere, Riccardo, però ecco, l'importante è davvero che questa sensibilità che tu oggi ci hai dimostrato venga recepita. Ripeto, se non siete in grado, anche chi gestisce una pensione, che non può, può dire no, tranquillamente, guarda, non riesco, non ce la faccio, eccetera, eccetera. Va bene, caro Riccardo, grazie. Grazie. Como Soccorso, quindi ricordatevi questa bella realtà che oggi vi abbiamo presentato, direi, siete sempre H24. Assolutamente sì, grazie a te Marco, grazie a tutti, buona serata. Se vado in vacanza porto il mio cane, ci sono tante strutture dove vengono accettati, dice Silvana. Vero, però a volte Silvana io mi riferivo al fatto che magari ci sono delle situazioni dove davvero non puoi portarlo, ma non per cattiveria, Certo. oggettivamente non ce la fai, non puoi portarlo. Ecco, in questo caso verificare davvero bene a chi lo si lascia. Ciao Riccardo, buon lavoro, Grazie a ovviamente voi. spero sia sempre poco, però Esatto. speriamo di sì. Ciao Riccardo.